Tutte le cose sono state create per un fine. Il fine è la lode di Dio. In tutti risplende la sua gloria. La sua creazione è così diversificata. Ogni coscienza è una nuova prospettiva, uno speciale centro di riferimento dell'universo. Egli si incarna in ciascun universo. Eppure egli dice: tutte le vite sono mie. Riflettiamo raramente sul fatto che egli, l'immutabile, l'assoluto, si autoadegua a tutte le miliardi di prospettive, spogliando se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Tremo pensando che egli, dimenticando la sua natura, è compenetrato nella mia e mi sorregge giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. Sa che la mia prospettiva è piccola e misera, lo sa bene lui che ha fondato la terra sui mari, ma non me lo rinfaccia mai. Tace, pur conoscendo il mio cuore così gretto, calcolatore, opportunista. Ascolta e tace. Senza protagonismo interviene quando lo chiamo, mi spiana la strada, mi manda le occasioni per amarlo nel prossimo. Sa che non so amare, eppure non mi disprezza, non si scandalizza. Egli pazienta e attende l'occasione opportuna. Nella mia stoltezza spesso mi comporto come se tutto fosse dovuto: casa, affetto, cibo, vestiario, riposo, svago. Ma è proprio lui che mi dona ogni attimo e non manifesta la sua pena per la mia ingratitudine.